Sono Francesca Svanera, sono una survivor e ho subito abusi sessuali di pedopornografia e prostituzione infantile dai 4 ai 10 anni. Survivor, nel mio caso, significa essere sopravvissuta e aver ricominciato a vivere dopo la mia storia di abusi sessuali in infanzia. Un'amnesia dissociativa dove in poche parole non mi sono più ricordata quello che mi era successo perché il mio cervello ha fatto un cortocircuito perché non riusciva a comprendere di chi fossero le responsabilità. Quindi per tanti anni ho vissuto sentendo i segni su di me di quello che mi era capitato, ma non capendo da dove venivano, quindi mi sono sempre sentita come se avessi dei disturbi mentali. Poi fortunatamente nel 2018 ho intrapreso una terapia che si chiama EMDR, che aiuta a collegare i due emisferi cerebrali e a far riaffiorare dei ricordi che non sono nel conscio. Sono arrivata alla terapia di EMDR perché, come spesso capita quando si diventa genitori, i nostri figli sono lo specchio del nostro insoluto. E quindi quando mia figlia più o meno aveva 8 anni io credevo che lei fosse in tremendo pericolo e dovevo salvarla ed aiutarla. Ho portato mia figlia da una terapeuta. La terapeuta nel giro di poco tempo ha capito che mia figlia stava bene, fortunatamente, e mi ha indicato questa terapia e così ho cominciato questo percorso che è stato un percorso difficile, è stato un percorso pieno di dolore. I ricordi traumatici non arrivano come un ricordo normale, ma arrivano frammentati. A volte sono schegge, a volte sono piccoli momenti. Sono riuscita a riunire tutte le parti di me che non riuscivo a tollerare, non riuscivo a ascoltare perché erano intrinseche di quello che mi avevano fatto. Questa terapia invece mi ha aiutato a guardarle in faccia, a riascoltarle e soprattutto ho questa idea metaforica del rincontrare la mia bambina e perdonarci di colpe che non abbiamo, che non sono nostre. Lei ha perdonato il fatto che io non volessi più vederla e io ho perdonato il fatto che non si sia difesa. Questa amnesia dissociativa è durata all'incirca 29 anni, ma non è che in questi 29 anni io non ho provato niente o il trauma se n'era andato. Tenevo dentro di me tutti i segnali, tutti i sintomi, che sono veramente tanti, e mettevo in atto tutti i meccanismi che poi portano a una protezione, che però è una protezione spesso disfunzionale, che può essere l'ipersessualità, una fragilità e una difficoltà nei rapporti con l'altro, perché noi dobbiamo immaginare che chi ha subito questo tipo di abusi è convinta di avere la responsabilità di quello che è successo, perché c'è una manipolazione dietro fatta dalla persona adulta che fa pensare alla persona piccola di essere complice, ma di complicità qui non c'è assolutamente niente perché c'è una disparità di potere. In questo periodo io avevo delle riattivazioni, ma non sapevo che cos'erano le riattivazioni, quindi mi sentivo ancora più male. La riattivazione che cos'è? Faccio un esempio: sono in una stanza, questa stanza prende fuoco, di fronte a me ho questa pennina molto bella. La fisso, la guardo e magari mi perdo dentro, mi dissocio, per non pensare a tutto quello che sta capitando dietro di me, cioè le fiamme. Arrivano i vigili del fuoco, spengono tutte le fiamme, io sto bene, vado a casa, mi dimentico anche di quello che mi è capitato. Dopo un mese, 2 anni, 10 anni, rivedo una penna uguale a quella che c'era durante l'incendio. Il mio corpo ha memorizzato che quando vedo questa penna sono in pericolo, quindi mi farà riprovare tutte le emozioni che avevo in quel preciso momento. A me, per esempio, succedeva tutte le volte che mi facevano una fotografia. E oggi sono qua davanti a un obiettivo che lo guardo e capisco oggi che quello è un mezzo e che va bene e che non mi farà del male. Ma per lungo tempo, più di 30 anni, tutte le volte che qualcuno mi fotografava e io rivedevo la mia immagine su pellicola, stavo malissimo. Quando fissavo l'obiettivo, ritornavo in quelle stanze dove l'obiettivo
rappresentava la vendita del mio corpo. Nel periodo che ho fatto questa terapia sono stata molto male e ho avuto dei pensieri anche che non potessi più vivere. Perché una delle difficoltà che ho avuto in quel periodo è che a livello sensoriale sull'epidermide sentivo tutto tantissimo. Infatti se una persona mi toccava o mi stava troppo vicino, la vivevo proprio come un'intrusione da parte di chi avevo di fronte. La molla che mi ha fatto riscoprire la voglia di sperare è avvenuta perché scrivevo in un forum, che è un forum che si chiama Il Vaso di Pandora, e ho domandato se ci fosse qualcuno che ne era uscito. La risposta che mi è arrivata da 3-4 persone era: guarda, questo trauma è qualcosa che ti porterai sempre all'interno di te stessa, come una cicatrice, però potrai imparare a conviverci, potrai trovare dei sistemi per vivere in una riattivazione in un modo differente che non ti travolga e che non diventi tu quotidianamente inficiante per quello che è la tua vita del quotidiano. Mi considero una persona privilegiata e fortunata perché il mio compagno mi è stato molto vicino, ha avuto la capacità di attendermi e spesso quando tornavo dalle sedute raccontavo, ma raccontavo a crudo, era pieno di dettagli, era ciò che io sentivo dentro. Quindi ho avuto la fortuna che il mio compagno sia stato al mio fianco e mi abbia rispettato. Io ho cominciato, come dicevo prima, a scrivere un libro e ho deciso di farlo perché quando stavo male non trovavo dei testi che mi aiutassero a comprendere ciò che mi era accaduto, ma non trovavo neanche il modo, perché ero troppo fragile in quel momento e stavo male, per poterlo spiegare agli altri cosa stavo provando. E nel racconto c'è la rielaborazione. Mi sono sentita dire, quando ho scritto il libro, io abito in un paese di provincia, che certe cose si tengono nell'armadio o si mettono sotto il letto e che dovevo solo vergognarmi di aver messo in piazza pubblica queste cose. Io non mi vergogno, perché vergognarsi vuol dire che mi vergogno di quello che ho dovuto subire. No, si parla troppo poco di pedofilia, perché essendo che per il 91% avviene in ambito familiare, il parlare di pedofilia significa andare a vedere che una famiglia può essere disfunzionale. Ed essendo in una società dove la famiglia deve essere perfetta ed è la rappresentazione di quello che noi siamo, andare a denunciare una persona che dovrebbe avere questo tipo di ruolo è difficilissimo, è veramente ancora più complicato. Non si parla di abusi sessuali nell'infanzia, ma non si parla neanche di chi sono questi sex offender. Chi è un abusante? È spesso, per tutti, è un mostro, è un qualcuno che non vive nella nostra società, proprio perché nel momento che gli diamo un nome, orco o mostro, è un personaggio di fantasia, è un personaggio che non può vivere con noi. Chiamarli mostri, stiamo dicendo che loro non possono cambiare, perché sono dei mostri. Dire che hanno fatto un'azione mostruosa, sull'azione possono lavorare, sull'azione possono trovare dei rimedi. Quindi riuscire a potersi dire che hanno fatto un'azione brutta e quell'azione possono non farla più è molto più importante che dargli dei mostri. Per me scrivere questo libro è anche stato un modo per denunciare. Per denuncia intendo dire alzare la voce su tutto questo omertà e silenzio, perché è nell'omertà e nel silenzio che cresce la pedofilia e invece parlandone si possono trovare gli strumenti collettivi per arginarla o per riconoscerla anche. La collettività sociale è convinta che sia di uno tantum e invece il sommerso è enorme e gli abusi o maltrattamenti infantili ad oggi sono il 33% di tutti i bambini che ci sono in Italia. Anche perché purtroppo a livello istituzionale passare da un tribunale e fare una denuncia non è semplice. C'è il victim blaming che avviene anche per le persone piccole, che è la vittimizzazione secondaria. Spessissimo le persone, gli avvocati che difendono gli assistiti che hanno commesso questo tipo di reato cercano di infangare
la persona piccola per poter difendere l'adulto che ha commesso il reato. Dai dati che abbiamo raccolto finora, su un campione di 90 persone, in 6 hanno denunciato, di queste 6, 4 sono cadute in prescrizione e 2 sono arrivate al processo. Mi piacerebbe però dire che alle persone che hanno il mio stesso vissuto di andare con tranquillità verso l'incontro della propria bambina o bambina, abbracciarla se si riesce e soprattutto permettersi di avere dei bisogni, perché spessissimo questo tipo di abuso ti toglie la capacità di riconoscere che anche noi abbiamo dei bisogni e quei bisogni sono validi, tanto quello delle altre persone. Mi auguro che ognuno di noi, io stessa, perché ora sembro qua tutta bella risoluta, ma anch'io i giorni neri, anch'io i giorni bui, convivo con questa cosa, non è passata, non me la sono dimenticata e quindi cerco quotidianamente, mentre cresco, un equilibrio per far stare nella mia vita questa mia esperienza. Nessuno ci ha amato, perché quando queste cose capitano, soprattutto da persone che fanno parte della nostra famiglia, non ci hanno amato. È doloroso riuscire ad arrivare a questa consapevolezza, ma per me è la verità di quello che mi è capitato. Ma noi meritiamo amore. Noi meritiamo di stare con noi stessi, di volerci bene e di mettere dei paletti con chi ci vuole fare del male. Siamo proprio bravi.